Mentre la mostra Raffaello è dormiente e in attesa che la situazione in Italia, nel paese, possa tornare alla normalità, abbiamo pensato di diffondere, a beneficio del pubblico generale, alcune coordinate sui contenuti e indirizzi culturali della mostra, cogliendo l'occasione, di questa specie di attesa forzata per immaginare e sperare in visite future più preparate e consapevoli. Si è molto parlato del fatto che la mostra, che pure propone uno sguardo monografico sull'intero percorso dell'artista, sia costruita con un andamento a ritroso, già dichiarato a partire dal titolo Raffaello 1520-1483. Un andamento che vede i 37 anni della breve vita di Raffaello, anziché dipanarsi dalle radici urbinate fino all'approdo romano alla corte pontificia, piuttosto invece riavvolgersi come un nastro dai fasti appunto della corte di Leone X, che fece di Roma naturalmente la nuova capitale del Rinascimento, fino alla sofisticata perfezione di una corte in miniatura come quella di Montefeltro Urbino, entro la quale Raffaello nasce e si forma. L'intento è stato un po' come risalire alle sorgenti di un fiume partendo dalla sua foce, continuando così ad avere negli occhi l'ampiezza e la bellezza di quel meraviglioso estuario che furono gli ultimi prodigiosi anni di attività di Raffaello a Roma. Ma insieme a questo, e probabilmente prima di tutto questo, la scelta del percorso a ritroso nasce da una decisione tanto naturale quanto unanime, di mettere al centro di tutte le nostre riflessioni l'oggetto del quinto centenario che si celebra quest'anno e che giustifica questa importante iniziativa espositiva, ovvero la morte di Raffaello avvenuta a Roma il 6 di aprile 1520. Seguendo questa stella polare, partendo dal 6 di aprile 1520, dalle circostanze di quella morte, dalle sue premesse, dalle sue implicazioni immediate, è stata una scelta quasi obbligata, a cui si è poi aggregato il resto del racconto nella forma di un progressivo flashback. Della morte di Raffaello sappiamo principalmente attraverso Vasari, che ne scrive però a 30 anni di distanza. Documenti e altre fonti, emerse anche nel corso del tempo fino alla ricerca più recente, testimoniano però della sostanziale attendibilità del racconto vasariano, aggiungendo a questo informazioni preziose. Nell'inverno 1520, a ridosso della morte, Raffaello occupa una posizione di assoluta centralità nel sistema artistico romano e al culmine della sua prorompente foga progettuale ed è letteralmente travolto da commissioni e incarichi che lo impegnano e sicuramente lo stancano oltremodo. È architetto capo della fabbrica di San Pietro, evidentemente il cantiere più importante di tutto il mondo cristiano, e alle prese con l'avanzamento della decorazione degli appartamenti pontifici, in particolare con l'ambizioso programma decorativo all'antica della Sala di Costantino. Sta tentando di portare a termine la monumentale e ambiziosissima Pala della Trasfigurazione, richiesta dal Cardinal Giulio de' Medici per la cattedrale di Narbonne ed eseguita in competizione con Sebastiano del Piombo, rappresentante in quel momento a Roma della cultura artistica michelangiolesca. Si dedica poi in maniera preponderante, sicuramente appassionatissima, alla più ambiziosa impresa antiquaria affidatagli dal Papa, ovvero un grandioso progetto conoscitivo, scientifico, che doveva essere alla base, di una ricostruzione in pianta, prospetto e alzato degli edifici di Roma antica e forse prodromo di una ricostruzione materiale della città a riscatto dei suoi antichi fasti. Un'impresa che lui non fece altro che iniziare, ma che non fece in tempo a portare a termine. Il duca di Ferrara, Alfonso d'Este, lo sollecita sempre più nervosamente affinché mantenga l'impegno di realizzare alcuni dipinti per il suo camerino d'alabastro, per cui ha già versato un congruo anticipo, senza ottenere però neanche l'avvio del lavoro. Raffaello risponde giustificandosi, prendendo tempo, promettendo di dedicarsi presto a questa impresa. Entro Carnevale, scrive lui in una lettera, ovvero entro la fine di febbraio, ma non fece in tempo assolutamente neppure ad iniziarlo. Diviso fra molti cantieri, preso dalla foga dei rilievi archeologici nelle grotte umide della Domus Aurea, lavorando notte e giorno, Raffaello alla fine di marzo si ammala. Per Vasari furono 8 giorni di febbre continua et acuta,
per altri furono 14. Difficile credere all'infezione venerea tramandata da Vasari con benevolo pettegolezzo, più probabile un'infezione polmonare veloce e devastante. Di fatto, Raffaello si aggrava più velocemente di quanto tutti potessero aver immaginato e il 6 di aprile, intorno alle 9 di sera, muore nel suo letto di Palazzo Caprini, l'edificio progettato e costruito da Bramante pochi anni prima e poi acquistato e abitato da Raffaello in prossimità di San Pietro. Molte sono le simbologie legate alla sua data di morte. Quel giorno, il 6 di aprile, cadeva di Venerdì Santo, il giorno della morte di Cristo, ed era fra l'altro il giorno medesimo in cui nacque, così scrivono Vasari e altre fonti, ovvero il giorno della sua data di nascita, a testimoniare una perfetta circolarità fra nascita e morte. Per gli umanisti, cultori di Petrarca, come era Raffaello, il 6 di aprile aveva poi anche una sacralità letteraria, essendo la data dell'incontro di Petrarca e Laura in Avignone e la data poi della morte di Laura, occasione quindi in numerosi componimenti poetici da parte del poeta di Arezzo. Tutto questo determinò sicuramente un'accelerazione fortissima di quel processo quasi di santificazione di Raffaello, partito subito dopo la morte e consolidatosi nel corso del tempo. È per questa ragione che la mostra ha inizio quindi con questo tema, descritto in numerose opere tra fine Settecento e Ottocento, nel pieno del mito raffaellesco. Il letto di morte di Raffaello il 6 di aprile, il cordoglio della curia romana di Leone X, lo smarrimento addolorato dei suoi allievi, Giulio Romano, Giovanni Francesco Penni, Giovanni da Udine, Perin del Vaga, Tommaso Vincidor, Baldassare Peruzzi, Antonio da San Gallo, Polidoro da Caravaggio, tutti radunati attorno alla salma di questo maestro. La tristezza forse ancora più consapevole da parte dei dotti, ovvero degli umanisti, dei poeti, antiquari e filologi che si erano radunati attorno a Raffaello in una comunità di pensiero e di ricerca, rimasti tutti orfani di questo interprete centrale di un riscatto moderno della cultura classica. Baldassarre Castiglione, Pietro Bembo, Antonio Tebaldeo, Angelo Colocci, Marco Fabio Calvo e tanti altri. Il 7 di aprile Roma si sveglia in una generale tristezza. Tutta la città accompagnerà la salma verso il Pantheon, dove Raffaello ha chiesto di essere tumulato e per la cui sepoltura ha lasciato una significativa rendita vitalizia da spendersi in restauri e integrazioni. In questo gesto, nella volontà di essere ricordato in eterno in quel luogo, è contenuta forse la più importante dichiarazione di appartenenza culturale di Raffaello. Appartenenza alla tradizione classica, alla sua bellezza, grandezza e armonia, ma anche l'impegno postumo a realizzare un pieno ricongiungimento tra quella cultura e il presente, nella volontà di restaurarla, abitarla, viverla e trasmetterla al futuro. Questo è il senso che presiede alla scelta che abbiamo fatto di curatori di dare avvio alla mostra con una ricostruzione in facsimile della tomba del Pantheon, realizzata in scala 1:1, quindi monumentale, secondo le tecnologie più all'avanguardia. Sulla lapide della tomba, in suo ricordo, scritta da Bembo o forse da Tebaldeo, sono riportati in fondo i due versi che hanno reso celebre, nella più commovente forma poetica, il senso di tristezza universale derivato da quella improvvisa perdita. Scrive in versi latini: «Qui giace il grande Raffaello. Finché fu vivo, la natura, gran madre di tutte le cose, temette di essere vinta da lui, ma quando morì, credette di morire con lui».